Uros, prima parte di questa trasferta in Russia, una trasferta lunghissima, c'è da giocare la seconda partita di questa finale di Challenge Cup. La prima partita è stata combattutissima a Verona. Eh sì, prima partita era buonissima, abbiamo vinto 3-2, siamo qua e adesso il nostro obiettivo è sempre vincere, così quasi ultime 10 partite dovevamo vincere, abbiamo alla fine vinto e spero che a domenica andiamo di là e vinciamo la Coppa. Ecco, è stato l'ennesimo tie-break, un altro tie-break di questa stagione, un'altra vittoria che è arrivata al quinto set nell'ultimo periodo, un cambiamento di rotta per la Calzedonia Verona rispetto alla prima fase della stagione dove magari al tie-break faceva un po' più fatica. Cos'è cambiato nella vostra testa? Forse magari qualche consapevolezza in più? Eh sì, sicuro, però soprattutto si è cambiato perché noi praticamente non finiamo partita come dobbiamo finire. Per esempio 3-0, 3-1 con la Russia doveva essere così, contro di Urunguay. Però noi quando vediamo che diciamo, noi giochiamo meglio in partita in questo esempio Urunguay. Va bene, siamo sopra 2-0 e dopo diciamo, ma andava facile così, però invece non è così. Devi giocare fino alla fine perché dopo loro no, anche iniziano a giocare, andiamo ancora in quinto set. E alla fine quando sappiamo che adesso dobbiamo vincere per forza, perché se no perdiamo e allora vinciamo, come era contro di Perugia, ultima partita, quando era 2-1 per noi. E cioè, quarto set abbiamo iniziato, io lo sapevo che perdiamo subito da primo punto. E questo dobbiamo cambiare solo a cioè, nostra testa, nostro atteggiamento in campo quando siamo sopra. E quando cambiamo questo siamo una squadra fortissima. L'Urengoi, classica formazione russa, l'abbiamo vista mercoledì a Verona, squadra molto fisica, squadra giovane, squadra con molti giocatori interessanti. Sarà una partita da combattere fino all'ultimo punto qui in Russia adesso. Eh sì, cioè, sono soprattutto molto fisici, cioè, tutti hanno più di 2 metri e 2 metri è tanto. E con questi devi giocare in altro modo, con tecnica, tanta tecnica, con la testa, non puoi giocare con fisicità, come si dice? Tu, con fisico tu contro di loro perché perdi, non puoi vincere contro di loro. Perché sono troppo forti in muro, se non fai come devi fare con la testa e giochi con la testa non puoi vincere. Allora, se pensi, se fai con la tecnica, i russi si vincono così, altrimenti non si vincono.